Signore e signori, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di TG Parmense della Valceno e della Bassa Valtaro. Questa sera partiamo con un po' di numeri veloci, perché sono arrivati i dati del numero dei contagiati nell'ultimo periodo per il distretto Valli Taroceno e c'è una novità che poi cercheremo di approfondire. Dalla lettura dei contagi tra il 6 e il 13 di aprile i contagiati in più erano più 22 in 7 giorni, quindi 3 al giorno circa. Nei giorni seguenti, dal 14 al 20, ancora 7 giorni, è stato un aumento dei contagiati di 17 unità, ancora 17 persone. Invece, in questi ultimi 3 giorni, dal 21 al 24, l'aumento è stato di molte più, di ben 23 persone, però rispetto al primo periodo, in soli 3 giorni, non in 7 giorni. Quindi c'è stato un aumento giornaliero nel primo periodo di circa 3. Nel secondo periodo di circa 2, negli ultimi 3 giorni un aumento di ben 8 contagiati al giorno sul territorio Valli Taroceno, quindi tutto il territorio di cui ci occupiamo, a parte la zona di Collecchio. Questo potrebbe far preoccupare qualcuno, del genere è ripartito il contagio, ci sono problemi. Noi, per cercare di capire come fossero le cose, abbiamo deciso di chiamare chi questi numeri gli ha dati, ed è il presidente del comitato di distretto, Davide Riccoboni. Ecco l'intervista che ci ha rilasciato questa mattina per telefono. Siamo al telefono con Davide Riccoboni, il presidente del comitato di distretto, che è l'ente che gestisce la parte, cioè controlla e verifica la parte sanitaria e sociale del territorio delle valli del Taro e del Ceno e coordina anche l'attività dei vari comuni su questo settore. Abbiamo visto i dati che ha trasmesso il comitato di distretto relativi ai contagi in diversi periodi e abbiamo visto che se nella settimana tra il 6 e il 13 i casi di aumento di contagio erano di 3 ogni giorno, nella settimana seguente di 2 ogni giorno, poi in questi ultimi 3 giorni invece c'è stata un'impennata importante perché in pochi giorni c'è stato un aumento di 23 casi, quindi quasi 8 casi in più al giorno. Ci si deve preoccupare nel territorio delle valli del Taro e del Ceno o c'è una spiegazione a questo aumento di contagio? Innanzitutto buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E io volevo fare un presupposto. Allora, i dati che comunichiamo come comitato di distretto, che sono relativi a tutti i 16 comuni, facenti parte appunto del distretto Valli Taro e Ceno, sono dati in prosecuzione, quindi sono dati che hanno al loro interno il totale degli accertati positivi. All'interno di questi ci sono sia i positivi che sono attualmente positivi, che sono in ospedale o che sono a casa, sia i positivi che sono guariti, sia purtroppo le persone che non ce l'hanno fatta. Allora, il dato in aumento negli ultimi giorni, non sono un sanitario, questi dati ci arrivano direttamente dall'azienda sanitaria. Comunque posso presupporre e posso pensare che questi dati in aumento siano dovuti a una maggiorazione dei tamponi che è stata effettuata Quindi sono stati fatti molti più tamponi ultimamente. sono stati fatti più tamponi, infatti hanno iniziato anche le unità operative, le unità specialistiche sul territorio, le USCA e le unità specialistiche sulle case di cura, quindi un aumento di tamponi ha portato sicuramente un aumento di accertati positivi. Questo non significa che c'è un aumento di positivi in senso Cioè non dobbiamo relativo, preoccuparci di ecco. più, è semplicemente che ci si sta cercando maggiormente il virus, ma non è che il virus sta aumentando di forte, No, insomma. non è un aumento del virus, anzi dai dati che ci arrivano direttamente dall'azienda sanitaria, dall'azienda ospedaliera universitaria di Parma, si vede che i ricoveri sono calati, si vede poi anche dai dati generali, si vede un minore afflusso verso il pronto soccorso di Parma relativamente ai casi Covid, che nelle settimane di fine marzo inizio aprile erano dati pesanti, in queste ultime settimane sono diminuiti di gran lunga. Vediamo anche sul territorio un minor passaggio di ambulanze, quindi questo sicuramente è un dato confortante. Ecco, appunto, dicevo, i dati relativi ai casi positivi sul distretto aumentano perché sono aumentati i tamponi o comunque sono arrivati i risultati di tamponi effettuati anche la settimana scorsa. Insomma, il presidente del comitato del distretto ci ha fatto notare che il problema potrebbe essere dovuto al fatto che si stanno facendo molti più tamponi
e ovviamente più tamponi si fanno, più persone che magari erano asintomatiche si riescono a individuare, più il numero dei contagiati aumenta, ma non la forza del contagio. Cerchiamo di capire meglio questo concetto con il servizio che segue. Con questo video voglio cercare di spiegarvi perché se ci sono degli aumenti o dei cali nel numero dei contagi giornalieri bisogna preoccuparsi relativamente, o meglio, bisogna preoccuparsi solo se anche il numero di tamponi è basso. Quello che vedete è un grafico diffuso dalla regione Emilia-Romagna nella giornata di ieri. Qua è il numero dei contagiati e qua invece i giorni del mese. Fino a qua, di qua c'è il mese di marzo, di qua inizia il mese di aprile. Vedete, infatti arriviamo al 23 di aprile, quindi la giornata di ieri. Quello grafico che vedete in marroncino sono i contagiati per ogni giorno. Quindi ad esempio nel giorno 23 probabilmente i contagiati sono stati attorno ai 300. Questo giorno invece il 21 sono stati poco più di 200. Questo invece è il grafico dei tamponi effettuati giornalmente. I tamponi sono quelli che permettono di dire se una persona è stata contagiata oppure no. Come vedete, queste due curve vanno in maniera diversa. Si fanno in un periodo più lontano dal contagio, si fanno molti più tamponi e nonostante il numero più elevato di tamponi, il numero di contagiati continua in linea di massima a diminuire, come potete vedere, in discesa. Ma la cosa interessante è che in corrispondenza di un maggior numero di tamponi, vedete qua e qua, ci sono anche un maggior numero di contagiati. Questo è il picco, questo è un altro picco, vedete anche qui. Questo è un altro picco, quindi più tamponi si fanno, più contagiati ci sono, non perché il virus sta prendendo più forza, ma semplicemente perché si sta cercando maggiormente il virus, quindi si trovano più persone che ce l'hanno, ma ce l'avevano anche prima. Alla luce di questo, forse, come diceva anche il presidente del comitato di distretto, il valore che è stato riscontrato ieri nei territori Valli Tareceno non deve preoccupare più di tanto. Ok, speriamo di essere stati chiari, non dovrebbero allarmarci questi conti, semplicemente che probabilmente si stanno facendo molti più tamponi. Peraltro abbiamo notizia anche sui social che alcune persone sono state chiamate, anche normali persone, a fare il controllo nel posto di controllo automobilistico di Borgo Taro, quindi probabilmente effettivamente si stanno facendo molti più tamponi. Ma vediamo qual è la situazione in una delle zone più, o meglio, meno colpite del territorio parmense, ma probabilmente non solo del territorio parmense, di buona parte dell'intero paese. Stiamo parlando della Valceno. Vediamo quali sono i numeri della Valceno a pochi giorni fa, ieri praticamente. Diamo ora un occhio a quella che è la situazione contagio in Valceno, una delle valli probabilmente meno toccate di tutta la provincia, ma anche oltre, dal coronavirus. Per ciò che riguarda il contagio, abbiamo che nel comune di Bardi sono stati contagiati 6 persone, di cui una sicuramente viveva fuori, 3 sicuramente vivono a Bardi, di 2 non è chiaro. Quindi praticamente un contagio chiaro è per 5 persone che possono essere state contagiate sul territorio. Per ciò che riguarda Bora, i contagiati sono invece 3, di cui sicuramente uno non sta a Bardi, ha solo la residenza. Gli altri 2, purtroppo anche deceduti, sono invece persone che vivevano a Bardi, ma molto probabilmente non hanno avuto il contagio nel paese della Valcene Edola. Per ciò che riguarda Varsi, le persone contagiate sono 3, ma di queste solo uno vive a Varsi. Le altre 2 risiedono nella bassa Parmense e sono mesi che a Varsi non mettono piede, tra cui anche la persona deceduta di coronavirus attribuita al territorio varsigiano. Per ciò che riguarda Varano, i contagiati sono 8, mentre Pellegrino sono 7. Non abbiamo informazioni ulteriori perché il sindaco di Varano non ha risposto alle nostre domande mandate via WhatsApp, e invece per Pellegrino non è presente un sindaco. Ma vediamo invece la situazione decessi, che è un'ottima cartina di tornasole per capire quanto questa malattia abbia colpito nel territorio delle valli del Taro e del Ceno. Ebbene, la cosa che vogliamo fare è paragonare i decessi in periodi simili, quindi quanti morti ci sono stati nel 2019 febbraio-marzo, quanti invece nel 2020. Ebbene, i dati sono rassicuranti, in alcuni casi addirittura ottimistici e migliorativi in maniera importante rispetto all'anno scorso. Per ciò che riguarda Bardi, infatti, tra febbraio e marzo 2019, l'anno scorso, sono morte 8 persone. Quest'anno i deceduti sono stati 5, quindi meno 3 morti rispetto all'anno scorso. Per ciò che riguarda Varsi, invece, i morti sono stati, dal confronto dei morti tra febbraio 2019 e febbraio 2020, c'è stato un morto in meno nel 2020.
Per ciò che riguarda invece il confronto tra i 2 marzo, quelli del 19 e quelli del 2020, vi è stato un morto in più, quindi in questo periodo, nel periodo di febbraio-marzo, a Varsi, vi è stata una sommatoria di un morto in più. Per ciò che riguarda invece Abore, abbiamo avuto che nel febbraio 2019 vi è stato un decesso, così come nel marzo 2019 un decesso. Più alti invece i valori per il 2020. A febbraio 2020 i morti sono stati 3, mentre a marzo i morti sempre a Bore sono stati 2. Totale del rapporto ci sono stati quest'anno 3 morti in più rispetto all'anno scorso. Se facciamo un conto totale su questi 3 paesi della Valceno, Bardi, Varsi e Bore, vi sono stati solamente un decesso in più nel totale rispetto all'anno scorso. Peraltro i dati di Bore sono attribuibili al fatto che Bore gravita sul territorio piacentino, perché come territorio è molto vicino a Piacenza e spesso la spesa viene fatta proprio nel territorio di Ferenzuola e comunque nel territorio piacentino. Piacenza, vi ricordiamo che è la città con il maggior tasso di contagio in tutta Italia. Sta di fatto che, da quello che possiamo vedere, la Valceno è una valle quasi completamente indenne da coronavirus e soprattutto il numero dei decessi è assolutamente in linea con quelli dell'anno scorso, sperando di non aver sorprese nel mese di aprile. Insomma, sembra che in Valceno il contagio sia davvero limitato. Il famoso R1 può essere che in Valceno sia oramai pari a zero, quindi non c'è più contagio. Nonostante questo, i controlli sono davvero forti e ci viene da chiedere anche se magari sarebbe opportuno capire di cambiare le modalità per la fase di partenza di tipo 2 in funzione della quantità di contagio, ma non in funzione delle regioni e delle province, ma in funzione di territori simili. Probabilmente il territorio del Montano, dell'Appennino, Appennino è simile al territorio montano delle Alpi piuttosto che gli altri territori montani di tutta la penisola, che con tassi di contagio magari più basso. E non vediamo perché debba essere continuamente penalizzato, anche da questo punto di vista, un territorio che comunque è stato più che virtuoso, davvero quasi eccezionale. Peraltro, la cosa interessante, noi prima di partire con il periodo di crisi, quando avevano appena chiuso le scuole, avevamo intervistato il sindaco di Varsi, che ci aveva fatto notare che a Varsi vi era stato un grandissimo aumento del numero di bambini sul territorio, tantissimi bambini a contatto con i loro nonni, perché le famiglie che continuavano a lavorare, i genitori che continuavano a lavorare, avevano deciso di mandare, tra virgolette, in vacanza a Varsi i loro figli. Quindi l'idea poteva essere che vi fosse un elevato numero di contagi nella zona di Varsi a causa della presenza e della vicinanza di tanti bambini con i loro nonni. Come avete visto dai dati precedenti, così non è. Viene quindi da porsi tante domande. Qual è effettivamente la forza del contagio in determinati territori dove la popolazione è distanziata naturalmente, ma soprattutto i bambini sono davvero così contagiosi? Vale la pena continuare a penalizzarli così tanto, nonostante forse non siano così contagiosi perché sono quasi tutti asintomatici? Sono domande a cui forse devono rispondere, sicuramente devono rispondere degli esperti, ma sono domande che mettiamo sul piatto. Sicuramente il fatto che sarebbe opportuno differenziare la libertà e le restrizioni delle normative in certi territori è necessario, a partire dai territori più fortunati e più virtuosi del Parmense. Passiamo alla prossima notizia. Come dicevamo, il 4 aprile dovrebbero partire ulteriori attività, ma sono partite altre attività proprio ieri. Infatti, le persone che hanno un orto nel loro territorio, nel loro comune, possono iniziare a coltivarlo, ovviamente seguendo le norme di sicurezza, le distanze di sicurezza, quello che deve essere. Ed è per questo che ieri siamo andati a intervistare il proprietario di un vivaio del nostro territorio. Vediamo cosa ci ha raccontato di quello che sta succedendo. Ci troviamo al vivaio Benecchia Medesano, vivaio peraltro del territorio di cui ci occupiamo come TG Parmense. Chiedevamo al titolare, visto che oggi, Luca, visto che oggi è partita la possibilità di poter coltivare gli orti, uscire per andare a prendere le piantine anche fuori dal territorio, se c'è stato un aumento della gente che passa, che viene. Sì, c'è stato un leggero aumento anche perché la possibilità di uscire dalla quarantena per curare l'orto è una terapia che di questi giorni è quanto mai ben vista. Voi avete già lavorato, lavorate, è un po' che lavorate? Abbiamo avuto il via libera oramai una decina di giorni fa, dopo qualche giorno, insomma, di organizzazione anche per
per far sì che siano rispettati tutte le norme che giustamente ci sono. Poi dopo abbiamo aperto ormai da 7-8 giorni. Da ieri e oggi c'è il via libera per poter far sì che la gente possa anche spostarsi dal proprio comune, sì, per comprare le piantine. C'è stato aumento? C'è un po' più di coraggio attraversare, passare da un comune all'altro. Quindi c'è stato un aumento di persone, ma importante l'aumento ancora? Non ancora, probabilmente. Non si è ancora sparsa la voce? Ancora comunque arrivano telefonate anche solo per sapere se all'interno del comune possono venire. Quindi, purtroppo la chiarezza di questi giorni non è una cosa comune. Quali sono le cose più richieste che vendete di più? Piantine per l'orto, soprattutto piante da frutto, fioriture annuali, gerani, surfini. In percentuale tra orto e frutta rispetto ai fiori cosa va di più? Beh, l'orto quest'anno. Molto di più. C'è un interesse maggiore, causa il tempo libero e probabilmente anche la tranquillità di saper di poter annaffiare l'orto tutta estate, perché non si andrà al mare, probabilmente sta dando un input alla voglia d'orto. C'è movimento e far l'orto non fa poi male più di tanto. Veniamo a un'altra notizia che riguarda peraltro anche la notizia del vivaio. Era arrivata dalla polizia locale di Varano Melegari, che è attenta e capace di fare una buona sintesi di quelle che sono le normative, ed è questo che dice la polizia locale di Varano Melegari ai suoi concittadini. Dice: visto il numero alto di richieste è meglio specificare alcune cose riguardo la possibilità di spostarsi per la spesa verso il comune di Fornovotaro e Medesano. I residenti nel comune di Varano Melegari possono effettuare spesa alimentare a Ramiola e Fornovotaro. Tale necessità, in un'ottica di avvicinamento al 4 maggio, è dovuta al fatto di garantire ai cittadini varanesi una maggiore disponibilità di punti vendita alimentari in ragione di un'emergenza sanitaria particolare. Questa soluzione, ponderata con sindaco e stazione dei carabinieri, è una cosa riservata ai residenti di Varano de Melegari, che quindi, esempio, i residenti di Fornovo non sono autorizzati a spostarsi in altri comuni solo perché la spesa costa meno. Ovviamente, ma non avrei mai immaginato di doverlo specificare, i post di questa pagina sono riservati alle situazioni in essere riguardanti il comune di Varano Melegari e non agli altri enti. Attualmente l'emergenza è ancora in atto e i controlli saranno serrati, tesi a controllare eventuali abusi. Insomma, questo è un po' il quadro della situazione. È interessante scoprire che comunque c'è una visione che va oltre al singolo comune. Forse anche questo è una cosa che dovrebbe essere presa in considerazione. Ci sono comuni che non possono essere limitati dal semplice confine, ci sono dei territori molto vicini, parlo ad esempio della zona di Fornovo, Ramiola, Rubiano, che sono così vicini che non ha senso che facciamo parte di tre comuni diversi con le limitazioni che ci sono. Speriamo che qualcuno se ne renda conto. Andiamo avanti con il comune di Collecchio, dove ci sono alcune notizie interessanti. La prima riguarda la commemorazione del 25 di aprile. In rappresentanza di tutti i cittadini, la sindaca Maristella Galli renderà omaggio al coraggio dei caduti per la libertà, esempio per una rinnovata speranza nel futuro. Nel pieno rispetto della normativa vigente, la cerimonia potrà essere seguita esclusivamente online dalle ore 12 sulla pagina Facebook del comune di Collecchio. Questa è una scelta che hanno fatto tanti comuni, anche Medesano e Fornovo, per far sì che la gente possa partecipare alle celebrazioni del 25 aprile. Ed ora lasciamo spazio alla consueta pagina dell'intrattenimento con la decima puntata dei Miserabili. La stanza mi va bene, ma cosa fa per la bambina? Fa le calze per mia figlia.
Perché? Lei non è vostra figlia? No, perché? Ti interessa? Sì, come si chiama? Cosette. E quanto costa? La bambina. Ma no, il paio di calze. Costa 10 soldi. Voglio pagare il suo tempo, voglio che giochi. Naturalmente volevamo dire 10 soldi a calza. Va bene, lo pago. Cosette, vieni qui. Cosette, adesso lavori per me e voglio che giochi. Ma se preferisci puoi riposare. Prendi, questo è un regalo per te. Davvero, madame? Posso giocare? Hai sentito, signore? Gioco pure. Voglio tornare a Parigi? Voglio portare con me la bambina. Ma signore, noi moriamo, Cosette. Sì, non è vero, Solette. Si chiama Colette. Signore, abbiamo speso 400 soldi per le sue medicine. E poi, noi abbiamo un cuore che ormai la bambina fa parte della famiglia. Avete speso 400 franchi? No, 500 franchi! Va bene, vi do 500 franchi, però voglio partire subito con la bambina. Ma signore, noi adoriamo Cosette, e poi sa, c'è la legge! La legge? Bene, senti, questa è una lettera della sua mamma che mi affida la bambina. Allora? Ma signore, con tutto quello che abbiamo speso, i giochi, i vestiti, faranno sicuramente 1500 franchi. 1500 franchi? Va bene, prendi, 500 a te e 1000 a te. No, i 1000 sono i miei, vieni qua. Perché se li puoi? E con tutto il tempo che ho speso io con quella bocciosa? Ma con tutto il tempo che io... Che ma che ne so? Addio Colette. Si chiama Cosette. Vieni con te, vieni con me, ti porto a Parigi. Prima di salutarvi vi ricordo che nel fine settimana, domenica sera alle ore 19, in replica alle 19.35, vi sarà uno speciale del nostro Cesare Groppi sulla liberazione a Fornovo. Un bello speciale con delle belle immagini, peraltro poco prima della nostra sigla avrete modo di vedere un piccolo assaggio di questo bello speciale che ha fatto il nostro Cesare Groppi. Noi comunque vi salutiamo, vi diamo appuntamento per lunedì sera, sempre alle ore 19 sul canale 88, potete continuare a seguirci anche su www.parmense.net, così come sulle nostre pagine Facebook Valceno, la pagina Facebook Parmense, TG Parmense, e soprattutto sul nostro canale YouTube, youtube.com/TG Parmense. Grazie per l'attenzione, buona serata e buon weekend. Dentro di me, non dice niente.
all'assemblea della sezione Ampi locale, le celebrazioni dell'anniversario della liberazione hanno visto il coinvolgimento degli studenti dell'istituto scolastico Gadda con orazioni ufficiali, letture e riflessioni. Fornovo ha accolto la colonna della libertà come una ideale liberazione, come 74 anni fa, per un 25 aprile di tutti. Buonasera, salve a tutti. In attesa di capire che cosa succederà il 4 di maggio, abbiamo iniziato a fare qualche ipotesi come giunta. Nel breve stiamo cercando di capire come andare in soccorso di alcuni settori particolarmente sollecitati, perché insomma sotto gli occhi di tutti il commercio, le attività produttive sono state colpite insomma duramente da questa emergenza Covid. Su alcuni aspetti, tipo quello della Tari, stiamo facendo una revisione delle nostre economie, rinunciando a determinate progettualità proprio perché vorremmo creare un fondo, anzi lo stiamo creando un fondo che possa soccorrere queste attività almeno in uno sgravio Tari per i mesi in cui loro insomma non sono state attive. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Mora Noleggi. Noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro. Per informazioni www.moranoleggi.com.